Rintracciare i contatti è il punto essenziale, okay? E fare in modo che questi contatti siano informati del rischio che hanno o che possono trasmettere e si comportino in maniera adeguata per evitare la trasmissione. Questo è il punto chiave, quindi è un pacchetto di misure. Un'eventuale app ti riduce i tempi nel tracciare i contatti, diciamo così. E oggi sappiamo che, in base alle evidenze che sono state acquisite a livello internazionale, i contatti vengono tracciati nelle ultime 48 ore, fondamentalmente, quindi un periodo, quelle presintomatiche, diciamo. Questo è l'elemento chiave che vengono fatti. Ora, è chiaro che avendo un sistema che ti aiuta a farlo, questo ti riduce i tempi, ma questo non toglie il fatto che poi tu debba contattare le persone. Quindi è uno strumento che velocizza o che dà una mappa più completa, ma è il contact tracing già adesso viene, noi stiamo già lavorando, credo tra poco avremo anche un corso specifico per tutto il personale sanitario per fare il contact tracing, perché quello è il punto chiave. Il tema della volontarietà o non volontarietà è un problema anche di inquadramento della nostra Costituzione, di diritto, quindi è un tema su cui noi non entriamo, credo che noi dobbiamo usare degli strumenti che mantengano in qualche modo, dobbiamo affidarci ai giuristi, alle persone esperte di questo argomento e quindi costruire dei sistemi che siano diciamo, compatibili col nostro sistema giuridico, con il nostro sistema di libertà. La sfida però è quella lì, dobbiamo certamente fare in modo di tracciare le persone e compatibilmente con la disponibilità dei test cercare di fare. Però anche in questo caso la disponibilità dei test certamente potrà essere, e parliamo dei tamponi, potrà essere un sistema che ci aiuta, però comunque il sistema, qualora anche non ci fosse il test, l'isolamento va fatto. Questo è il tema, perché poi quella è la misura, un contatto stretto deve stare in isolamento.